fare il costumista nel 2020 per me ha una certa importanza, perché sono 40 anni che io ho aperto l'atelier a Venezia e quindi in questi 40 anni ho, e proprio quest'anno anche un po' così più difficile, io rivedo un po' tutto questo lavoro di tutti questi anni, perché a un certo punto da una situazione di freelance, quindi io ero in giro per i vari teatri, avevo vari lavori da fare, a un certo punto decisi che c'era la necessità a Venezia di creare un punto di riferimento, perché già lavoravo con il Teatro Stabile, con la Fenice, eccetera, ma dovevo rivolgermi fuori, no, a Milano, a Roma, e quindi era importante che io a Venezia creassi questo punto di riferimento, e quindi da quel momento si coronò proprio questa cosa del costumista a tutto campo, e soprattutto poter ricevere i vari e incontrare i vari costumisti, i vari personaggi, i registi nel mio atelier. Ecco, quindi oggi nel 2020 si corona un po' questa, no, questa passeggiata che è stata di questi anni, e quindi per me rivedo un po' quelli che sono stati i corsi, le lezioni che io da 13 anni faccio all'Accademia di Belle Arti, Fashion Design, Taglio Storico, cioè si lega un po' tutto un mondo della mia professione, e che così mi fa considerare che proprio in questo momento così difficile c'è talmente tanto ancora da fare, nonostante siamo passati tutti questi anni. All'inizio di tutte le cose c'è sempre un progetto, questo in tutti i campi, e il costume non è da meno, e quindi si inizia proprio con un dialogo molto stretto, molto importante con il regista, poi si incontra anche lo scenografo, e insieme in questa formula di team si nasce e inizia proprio il lavoro per creare lo spettacolo, e quindi il lavoro deve assolutamente mettere sulla carta quello che è l'idea, un'idea astratta, e quindi quelle che sono le idee del regista devono essere filtrate dal costumista e dallo scenografo e diventare una cosa vedibile, credibile, che ha il suo legame con lo spettacolo, col testo e con quella che è il taglio registico, il desiderio del regista di rappresentare e di creare lo spettacolo. Quindi si passa al bozzetto, alla definizione di questa idea che è nella mente, e diventa una cosa, un disegno che poi verrà colorato, verrà completato dalla campionatura, dai materiali, la ricerca di trovare quello giusto, che deve tener conto se è una cosa d'epoca, del periodo storico, e quindi di seguito ci sarà il taglio, la forma, la silhouette, e in più va pensato proprio per le differenti discipline, che sono quelle del cinema, che devono essere assolutamente filologiche, precise, vere, dove le lavorazioni, se non sono previste quelle moderne a macchina, per esempio, no, deve essere assolutamente nascosta la tecnica, quindi si devono vedere semmai i punti fatti a mano, i ricami fatti a mano, e quindi tutto, perché la cineprese indaga nei primi piani, no? Nei close up va a vedere tutti i dettagli. Nel teatro invece si distingue quello lirico, dove c'è tanta roba, no? C'è la musica, c'è il canto, ci sono tanta gente sul palcoscenico, figuranti, eccetera. Quindi non si deve dimenticare che i protagonisti si possano perdere all'interno di tutta questa massa, ma nello stesso tempo dobbiamo pensare che lo spettatore è più distante rispetto ad altre situazioni. Quindi
i tessuti, i materiali devono essere molto più vistosi, si devono vedere perché la buca dell'orchestra divide le prime file del pubblico, no? E già a 15 metri uno ha quello che sta più vicino, per cui bisogna tener conto di tante cose e di come potrà essere la visione appunto a distanza. Nella prosa invece c'è molta parola. E quindi lì va assolutamente delineato il carattere del personaggio in una sintesi. Deve esserci per prima cosa proprio la silhouette, la forma. E quindi quello che e non deve disturbare assolutamente quello che verrà detto e il dialogo che ci sarà dei vari personaggi. Per cui va tenuto conto assolutamente che se uno spettatore esce da uno spettacolo di prosa e dice belli i costumi e poi dirà forse qualcos'altro, ma la prima cosa è belli i costumi, vuol dire che forse sono stati un po' troppo presenti e quindi questo è quello che va proprio tenuto conto. E quando si deve poi sviluppare il progetto, si deve tener conto per la scelta dei materiali, dei tessuti, i vari personaggi indosseranno questi costumi in un certo ambiente, in una scenografia che darà la suggestione dell'ambiente, che sia aperto, che sia in una stanza chiusa, in un'epoca e che quindi devono integrarsi, ma si deve proprio invece tener conto di quella che è la caratteristica, se è una cosa storica d'epoca, di non mettere un tessuto che non c'entra assolutamente e che sarebbe sbagliato, proprio per quell'epoca, quel periodo, anche se si possono fare delle variazioni sul tema, nel senso che, come, è successo più volte, che si è stravolto quella che poteva essere un'epoca da rappresentare e utilizzando materiali assolutamente contemporanei o addirittura fuori da quella che può essere la concezione dell'abbigliamento, cioè tipo le tende della doccia o delle plastiche o dei vinili che assolutamente non hanno una poi applicazione nell'abbigliamento, tantomeno nel costume. Però magari utilizzando i tagli storici, tagli veri e quindi utilizzare delle materie completamente fuori da quella che è la filologia o seguire proprio una traccia precisa, si arriva a creare un'invenzione che dà una silhouette, una parvenza, un controluce preciso di un'epoca, di un carattere, di una posizione, e poi appare proprio una contemporaneità che dà un valore aggiunto proprio al lavoro. Nello spettacolo La Casanova di Giuseppe Emiliani, come dicevo, è stato molto importante il rapporto di questo trittico che, oltre ad essere amici da molti anni, abbiamo con Federico Cautero creato proprio questa cosa di, come dire, ci intendiamo al volo. Emiliani inizia il discorso e entriamo subito tutti e tre, no? In una sintonia precisa. Quindi il lavoro del Casanova è stato più che altri un entrare in un mondo di una Venezia del Settecento, dove il fatto delle videoproiezioni fatte poi in quel modo e quindi rese molto iperrealiste, mi ha dato la possibilità di spingermi ad una realtà anche da parte del costume. Quindi, oltre a tener conto dei differenti caratteri e creare queste situazioni, quindi raccontare anche con il costume quella che poteva essere la storia di ogni personaggio, quindi la zitella,
il sacente, il servo, l'aristocratico ma tenuto molto elegante, ad andare proprio a mostrare quella che poteva essere una realtà di un'epoca, no? Chiaramente rivista teatralmente, perché dobbiamo sempre tener conto che dobbiamo filtrare il tutto non su un iperrealismo storico o da museo, ma proprio pensato perché è una rappresentazione. E quindi mi sono ispirato soprattutto ai mestieri che vanno per via del Zompini e a Pietro Longhi, che è le Polaroid, no, delle fotografie precise di un'epoca, e da queste proprio filtrarlo e farlo diventare quello che è un immaginario, e collocarlo all'interno di questa scenografia un po' ideale, ma in un certo senso vera. Devo dire che sono abbastanza legato ai rusteghi, perché l'ho fatto molte volte con diverse produzioni, con diversi teatri, ma questa volta devo dire quello che mi è piaciuto molto è l'idea che ha avuto Beppe Emiliani di fare questi personaggi colorati, cioè non sono i vecchi bavosi, così pieni di ragnatele, impolverati, no? Come molto spesso si vedono, ma questa lettura che lui ha fatto è stata proprio di vedere sì, certo, delle persone anziane, ma legati a una tradizione. In realtà sono solo degli uomini anziani che si arrabbiano, si agitano, ma in realtà poi devono, no? Chinarsi davanti alle donne, e quindi non poteva essere certo uno spettacolo buio, ognuno aveva un colore preciso che li rappresentava, anche le calze, le scarpe, cioè tutto, i verdi più acidi, i colori più caldi, quindi ognuno aveva questa caratteristica che lo portava proprio sul colore a rappresentare quella che era la loro natura e il loro carattere preciso. Questo è stato tra quelli che mi hanno un po' lasciato un ricordo più bello, proprio per l'interpretazione nuova che abbiamo dato a questo spettacolo. Allora, vorrei chiudere dicendo che non dobbiamo dimenticare che dietro a questo lavoro, ma come a tutti gli altri, c'è un lavoro certo artigiano, ma proprio per questo è un lavoro che impegna molto, e quindi quando si vede uno spettacolo molto spesso non si deve dimenticare che a monte ci sono tante ore di studio, di preparazione, come gli attori provano, così anche tutti i tecnici devono applicarsi per molte ore per arrivare all'apertura del sipario pronti e far godere al pubblico quello che è uno spettacolo fatto come si deve.